Benvenuti ad una nuova puntata di Bocce Forum e come sempre riviviamo alcune delle recenti giocate, le più belle che si sono appunto susseguite negli ultimi mesi. Le immagini che vi proponiamo oggi si riferiscono all'incontro tra MP Filtri Caccia Lanza di Milano e CVM Moving System di Montegridolfo, valevole come terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. L'incontro si è disputato alla bocciofila Caccia Lanza di Milano sabato 11 gennaio. È il primo set della specialità terna. Le ultime due tornate. In campo troviamo Marco e Paolo Luraghi e Luca Viscusi per MP Filtri Caccia Lanza, Davide Paolucci, Gianluca Monaldi e Andrea Cappellacci per CVM Moving System. Il commento è a cura di Giorgio Macellari e Jessica Andreoni. Le immagini, come sempre, sono gentilmente concesse da Aveli HD. Beh, insomma, Cappellacci finora veramente credo non abbia sbagliato nulla e ha dimostrato anche in quest'ultimo frangente di avere dei numeri da campione, ma lo sapevamo. Buono, anzi ottimo direi, questo accosto nell'ultimo riquadro da parte di Davide Paolucci. CVM Moving System. Anche se leggermente conduce... lungo, ad ogni modo è una bellissima boccia. Sì, bella, bella la boccia. Vediamo adesso Paolo. Questa volta l'ha giocata bene, eh. Vediamo se riesce a conquistare il punto. È un ottimo punto. Sì. Bravo. Mette sotto rimpallo la boccia avversaria. E ha avuto questa battuta a vuoto Paolo due tornate precedenti su un punto abbastanza insignificante di Paolucci, perché è laterale, naturalmente lo stiamo dicendo proprio per la levatura tecnica come puntista di Paolo, ovviamente. Esattamente. Non siamo, come dire, abituati a vederlo sbagliare due bocce in un punto così. Buona prova anche di Paolucci. Torno a ripetere che stiamo vedendo veramente una buonissima partita con ottimo set di terna, assolutamente, solo con un paio di errori da parte di raffata da parte di Marco Luraghi, che adesso alza la parabola e sbaglia ancora. Terza raffata sbagliata da Marco Luraghi. Adesso vediamo se andrà sul pallino, deciderà. Io penso che decida di tirare ancora alla boccia. Vediamo. Sì, alza la parabola e sbaglia dall'altra parte. Davvero prova negativa nel tiro di raffa da parte di Luraghi, dobbiamo dirlo. Anche in questo caso lo diciamo proprio perché non siamo abituati a vederlo fare così tanti errori. Sì, diciamo che sicuramente la tensione gioca brutti scherzi, e come è stato diciamo falloso in alcune tornate Paolo, l'errore ci può stare, tutto sta a recuperare la concentrazione. Adesso Viscusi ha sbagliato anche lui, ha toccato il pallino, quindi ha sbagliato veramente di pochissimo. Sappiamo che il regolamento dice che il bersaglio è sempre bersaglio, ma bisogna muovere il pezzo dichiarato, e in questo caso il pezzo dichiarato era la boccia. Dunque una possibile salvezza, Jessica, sarebbe tirare forte nella boccia del punto, cercare di farla carambolare sul pallino e far uscire il pallino, ma non è facile. Ma allora non so neanche se così posizionati quel pallino potrebbe saltare fuori. Sì, vediamo, però credo che tenti proprio questo tipo di giocata. Assolutamente. Vediamo. Sì, è la tentata, il pallino però non è uscito, ha conquistato il punto Luca Viscusi, ma quattro bocce a disposizione di Cappellacci e Monaldi e una sola boccia a disposizione di Paolo Luraghi. Dunque situazione disperata per quanto concerne questo set di terna agli otto punti. Subito vediamo se Monaldi conquisterà il punto. Forse è un po' corta la sua boccia. Sì, è un po' carente. Sì, sì. È ancora una piccola speranza. Un grave errore questo, perché avesse conquistato il punto Monaldi sarebbe stata
partita quasi certa. Vediamo se riesce a correggersi con questa seconda boccia, ancora pare leggermente corta. Sì. Questo forse è più grave della prima che ha giocato, perché non è riuscito a correggersi ad ogni modo abbastanza. Sì. Però questo sta a dimostrazione del fatto che sui punti grandi anche i grandi fanno fatica a concentrarsi. No, a parte gli scherzi, insomma, questa mano c'è stato un calo da parte di entrambi le compagini, mi sembra. Beh, in effetti noi abbiamo parlato di tensione emotiva nei giocatori di MFV Tricaccialanza, ma certo una altrettanto grande tensione emotiva la stanno provando senza ombra di dubbio anche i giocatori di CVM Moving System. Gioca una buona boccia adesso Andrea Cappellaggi, che è stato davvero impeccabile in questo set, e toccherà a Paolo Luraghi cercare di conquistare il punto per evitare di perdere subito in questa tornata il set della specialità terna. Ci sembra buona la boccia giocata da Paolo Luraghi. Il momento di down di Paolo Luraghi sembra terminato. Vediamo, colpendo ha sempre la possibilità. Attendiamo di vedere questo tiro lento da parte di Cappellacci, che fa un altro mezzo miracolo e conquista il punto, ma si tratta senza ombra di dubbio di un'occasione persa da parte di CVM Moving System. Assolutamente, ma dovuti ovviamente al duplice errore di Monaldi. E intanto diamo conto della vittoria di Federico Patrignani per 8-5 nel primo set della specialità individuale. E dunque 1-0 i set per CVM Moving System. Impostazione di gioco da parte di Paolucci, sempre nell'ultimo riquadro, prima boccia leggermente lunga, comunque una buona boccia, 40-45 cm da pallino. Ricordiamo il punteggio: 7 CVM Moving System, 5 MP Filtri Caccialanza. La sta spingendo Paolo Luraghi, l'ha vista un pochettino corta, in effetti si tratta di una buona boccia, vediamo se sarà riuscito a conquistare il punto. Attendiamo la dichiarazione dell'arbitro. Claudio Angeretti, arbitro di partita alla misurazione. Prende il punto Paolo Luraghi e al tiro Andrea Cappellacci. Sopramano per lui, colpisce per l'ennesima volta, davvero un gigante in questa partita di terna Andrea Cappellacci. Di nuovo ci riprova Paolino Luraghi con questo suo secondo accosto. Buono. E riconquista il punto. Dunque è tornato assolutamente in partita Paolo. Direi di sì. Boccia, fra l'altro, che mette sotto rimpallo la boccia avversaria, dunque i tre di CVM Moving System decidono per l'accosto e di nuovo il capitano Davide Paolucci a ritentare l'accosto. Bella la sua boccia, anche lui nel complesso, insomma, un paio di bocce così così, ma non ha giocato affatto male. Al tiro
l'Uraghi che colpisce. Beh, insomma, anche il fatto di non aver pagato partita, di non aver perso il set, potrebbe anche aver ridato un pochettino di fiducia alla terna di MP Filtri Caccialanza. Assolutamente sì, magari anche un attimo di sbandamento, sì, sbandamento ci può stare tecnico, assolutamente. Certo. Ecco, Monaldi si è rifatto subito conquistando il punto. Ripetiamo, naturalmente per dovere di cronaca, certo non per sminuire il valore di Monaldi che è un A1 ed è un ottimo giocatore, grave, davvero gravi i suoi due errori nella tornata precedente. Sì, assolutamente gravi. Anche perché, ripeto, più che il primo, il pallino era in una secondo. Posizione semplice, quindi era solo questione di forza. Assolutamente. Intanto Marco Luraghi sta attendendo perché è in corso una misurazione con la bindella o metro estensibile che dir si voglia sulla corsia numero 2. Va al tiro Luraghi, colpisce, scarica il pallino e realizza due punti. Insomma, pare ripreso anche tecnicamente anche Luraghi, Marco. E diciamo che allora gli sbandamenti su questo tipo di partite, su questa tensione che comunque ogni singolo giocatore prova, insomma dai, ci poteva stare. Sì, lo ricordiamo ancora una volta, noi l'abbiamo detto all'inizio, insomma alla fine dei conti CVM Moving System gioca con molta più scioltezza perché ha molto meno da perdere. È in testa alla classifica e una eventuale sconfitta non pregiudicherebbe la sua possibilità di accesso alle Final Four. No, certo, però ad ogni modo sono a pari merito comunque, come dicevamo all'inizio di questo incontro, a pari merito con l'Enrico Millo, pertanto per motivi differenti potrebbero sentire la pressione, certo, ovviamente quello, dell'altra quello sì. Squadra. Beh, abbiamo detto che è l'unica squadra imbattuta finora, quindi c'è anche questo aspetto da valutare. Adesso Cappellacci ha dichiarato il secondo punto, ha colpito, ma rimangono ancora due punti a terra per MP Filtri Caccialanza. Attenzione perché Monaldi all'ultima boccia in mano decidono di tirare per muovere eventualmente il pallino. Tirano alla boccia del punto cercando di muovere il pallino, brutto errore di Monaldi. Un attimo di disattenzione e alla possibilità Luca Viscusi ha due bocce a disposizione per immettere l'ottavo punto e dunque per la vittoria in questo set. Accade così, incredibile, davvero un epilogo incredibile. Anche per questa puntata di Bocce Forum è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do ovviamente appuntamento a settimana prossima. Grazie, arrivederci.